Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguri ai campioni. Momento molto intenso, la preghiera di fine gara, tutti insieme con gli auguri ai campioni, perché soprattutto è stata una bella partita. Parliamo della finale della Clericus Cup e ne parliamo con due dei protagonisti. Innanzitutto uno dei vincitori, che è Romeo Nzama, capitano del Pontificio Collegio Urbano, che per il secondo anno ha vinto questa speciale Coppa Campionato per seminaristi e sacerdoti. Complimenti. Grazie. Romeo viene dal Camerun, ma ha anche segnato il primo gol. Poi presento l'altro finalista, che è Pierre Guet, giocatore del Mater Ecclesiae. Comunque 2-1 è finita, quindi si è dato molto da fare. Vicino a me Giovanni Bertini, che ha giocato nel calcio nella Roma e nella Fiorentina, oggi con un compito speciale perché c'è un derby molto importante, se ne parla, e lui ci dirà come sta andando. Solo voglio il risultato, come sta andando? Ma è una partita. Il risultato? 0-0. Grazie a Giovanni. Allora, Romeo, abbiamo visto questo momento finale di preghiera. Ecco, qual è il significato alla fine di tutto questo? Allora, la Clericus Cup è un grande torneo che raccoglie, che unisce le squadre pontificie, seminaristi e sacerdoti. Allora, quel momento di preghiera, diciamo, è il punto culminante del torneo, perché giochiamo in attacco la partita del Vangelo, come è scritto sulla maglia del torneo, perché lo sport è una buona occasione per fare passare dei valori. Allora, attraverso lo sport anche noi sacerdoti, seminaristi, ci impegniamo a fare passare i valori del Vangelo. Quindi questo terzo momento della partita è il più importante, perché al di là del gioco che si fa in campo, siamo tutti fratelli. E invece Pierre è d'accordo su questo? È questo il significato di quello d'accordo. Stare tutti insieme, come abbiamo visto in questa preghiera finale? Sì, il significato è proprio questo, cioè mettere Dio al centro del momento che abbiamo vissuto, che viviamo sul campo, ricordarci che la nostra vita è un dono di Dio e rendergli grazie per questo. E penso che la preghiera alla fine della gara significa questo, ricordarci che abbiamo vissuto un momento di grazia. Ecco, il calcio e la Clericus Cup nel cammino di formazione religiosa, che significa? Significa molto, significa incontrare persone con le quali condividiamo la stessa vocazione, poter condividere esperienze. Certo, sul momento si vede solo l'aspetto calcistico, certo, ma c'è anche quella ricchezza umana che si acquisisce. Giocando a calcio si possono imparare diversi valori, sappiamo, lo spirito di sacrificio, lavorare insieme, e anche la riconciliazione quando sorgono dei problemi, perché esseri umani siamo. E quindi penso che è anche un'esperienza umana molto importante nella formazione del sacerdote, da quell'immagine della Chiesa universale con i giocatori che provengono da diverse parti del mondo. È molto bello. Romeo giocava già a pallone in Camerun? Sì, ho giocato molto prima, perché lei c'entrava un attaccante? No, ho giocato a diversi posti in campo, dalla porta fino all'attacco, quindi sono abbastanza polivalente, diciamo, però mi sento molto bene in centrocampo e poi è in questa posizione che sono evoluto nel campo. Prima di andare a vedere com'è andata, ma come, cioè, avete festeggiato questa vittoria di sabato? Allora, diciamo che in collegio c'è sempre un modo molto particolare di festeggiare, perché cioè? Siamo una comunità proprio universale, dall'Africa all'Asia all'Europa. Allora abbiamo cantato, ovviamente,
ballato, come si è visto anche sugli spalti durante la partita. Esatto, esatto. Adesso vedremo tante cose si vedono e tante cose andremo a vedere. Allora, lo vogliamo andare a vedere come è andata questa partita nel servizio di Federico Plotti? Non solo, vedremo un po' anche le reazioni e la simpatia di questa bella manifestazione. Seguiamo. Campioni per il secondo anno consecutivo. Il Collegio Urbano mette il sigillo anche su questa edizione della Clericus Cup, il mondiale riservato ai seminaristi e ai sacerdoti dei collegi pontifici. Vengono quasi tutti dall'Africa, Nigeria, Congo, Ghana, Liberia, Sudan, Tanzania, ma con loro anche tre calciatori non africani, uno del Myanmar, ex Birmania, uno della Corea del Sud e uno che viene da Haiti. Sono stati i più forti, una supremazia dimostrata anche durante l'ultimo atto di questa Clericus Cup 2015 contro il Mater Ecclesie che giocava in maglia celeste. Una finale a senso unico anche se il risultato è rimasto in bilico fino al termine della gara. Ha vinto la squadra più forte anche quest'anno? Penso di sì, anche se le altre non erano così male, ma siamo stati anche fortunati. Il Collegio Urbano in maglia giallo-bianca è partito subito fortissimo. Pochi minuti e arriva il primo gol su calcio di rigore. L'inerzia della partita non cambia nemmeno dopo il vantaggio. Il raddoppio è nell'aria e la fine arriva dopo un'azione contestata per un possibile fuorigioco. 2-0, partita chiusa, e invece no. Con un lampo d'orgoglio il Mater Ecclesie, proprio allo scadere del primo tempo, trova il gol dell'1-2, dimezzando così lo svantaggio. Risultato che però non cambierà più fino al triplice fischio finale, dopo un secondo tempo dalle poche emozioni. Vince così per la seconda volta il Collegio Urbano, aprendo così un ciclo degno della Juventus. Non abbiamo vinto, ma comunque siamo felici lo stesso. Questo è lo spirito della Clericus Cup, però ovviamente si gioca per vincere. Certo, perché c'è un qualcosa dentro di ognuno di noi che sempre, no, vogliamo il meglio, il di più, no? Credo che quella è una realtà. Quindi, Romeo, avete vinto, il secondo gol poi era fuori gioco o no? Non... c'è anche contestazione anche di questo, eh? No, ci possono sempre litigi, sempre essere litigi dopo una partita, però non credo. Ma punteggio che... giusto? Sì, punteggio giusto, giustissimo. Vediamo Pier, è giusto questo punteggio? Non so quanto sia giusto. È vero che loro, insomma, sentivamo nel servizio, sono la squadra più forte, anche secondo me. Certo. Però abbiamo dimostrato nell'arco della gara che possiamo metterli in difficoltà. Il primo gol, il rigore subito a inizio partita ci ha un po' tagliato le gambe. Secondo gol, penso, colpa sua, io, Romeo, che ha segnato. Io sì, ero potevo convinto anche sbagliare. Certo, certo, rischio anche di sbagliare. Sul secondo gol sono convinto e l'ho anche espresso direttamente con gli arbitri, è in fuori gioco, l'hanno visto tutti tranne loro. Vabbè, ma non facciamo polemiche. Non abbiamo la Mugnola, cioè, quindi noi cerchiamo di evitare. Allora bisogna la mezza la Mugnola. Perché comunque sì, quello che stanno dicendo è sacrosanto, è legge divina. Però nel calcio, sì, alla fine tutti amici, tutti fratelli, andiamo a mangiare insieme, però dentro si danno botte perché comunque il calcio è l'agonismo, sì, l'agonistica sì, che ti impone determinate cose. Però la cosa, perché se mi concedi un secondo, sì, la cosa che hanno detto iniziale, che il calcio accomuna, dovrebbe essere così, però non è così, perché già oggi allo Stadio Olimpico, che ho visto meravigliosamente da parte mia che sono romanista, una coreografia laziale. Lei sta seguendo per noi, sì, la partita, una, no? Coreografia quindi laziale, lei bellissima, dà ampie garanzie. E la curva sud immune. E queste sono cose per che non fanno bene allo sport, sono ma contestazioni, contestazioni che fa comodo a loro, alla curva. Ma come sta andando questa partita? Ma la partita 0-0 giusto? È uno 0-0 che la Lazio sta facendo la partita. Il 60% di possesso palla ce l'ha. Beh, anche la Lazio, perché ha l'obbligo di vincere rispetto alla assolutamente Roma. Assolutamente sì, però tanto è vero che Garcia è un bel catenacciaro. Oggi ha fatto una formazione con Keita a posto di Pjanic, che è un giocatore per me inutile. Certo, però noi distribuiamo complimenti a tutti. Ha rafforzato certamente il centrocampo con Keita, ha messo Florenzi esterno alto, che è uno che corre avanti e dietro. Garcia,
sa che la Lazio è più forte e sta cercando di arrivare allo 0-0 per poter un punto sarà fondamentale. Continui a seguire. Allora, sì. Romeo, noi abbiamo qui due magliette, questa a sinistra è quella sua, appunto, della squadra vincitrice, e poi la maglietta bianco-celeste. Dicevamo chi gioca in attacco, chi gioca in difesa. Lo slogan è giochiamo in attacco la partita del Vangelo. Ecco, perché cosa vuol dire? Allora, ripetiamolo, forse abbiamo già accennato, però ripetiamolo. Si vede adesso nella Chiesa stiamo attraversando un periodo molto bello, diciamo di primavera, anche con Papa Francesco che spinge molto ad andare oltre i limiti che ci siamo imposti nel passato. E poi questo slogan significa che noi la vita la dobbiamo vivere come degli attaccanti, cioè non delle persone che rimangono in difesa, nella sofferenza, piangendo, però delle persone che vanno ad affrontare la vita, il quotidiano, pure se sarà, se è difficile. Quindi non rimanere chiuso nelle proprie barriere, nelle proprie idee. Ecco, in Camerun è difficile cercare di diffondere il cattolicesimo, il cristianesimo? In Camerun adesso direi di no, perché il presidente è anche cattolico, quindi c'è un vento un po' favorevole, però c'è sempre questo pericolo, perché siamo circondati da paesi anche musulmani, e poi all'interno del paese non dobbiamo dimenticare che 20% della popolazione, secondo l'ultimo sondaggio, sono musulmani, quindi abbiamo anche a che fare con questa tendenza. Per fortuna è una tendenza dell'Islam molto moderata. Giochiamo in attacco, insomma, è il credo che voi avete sposato proprio, che è una dinamica, un atteggiamento di vita, Pier. Sì, un atteggiamento di vita, penso che Romeo l'ha espresso abbastanza bene. Significa andare sempre in avanti, malgrado le difficoltà, malgrado quelli che possono essere i problemi. Una squadra che va sempre in avanti è anche una squadra che ha lo spirito di sacrificio, che lavora insieme, quello che dicevo prima, significa vincere la tentazione della pigrizia, della tiepidezza e andare oltre i limiti, come diceva Romeo, e qui possiamo ricollegarlo a ciò che diceva ancora il Papa Francesco, andare alle periferie esistenziali. Penso che sia questo un motto in questo momento importante da sposare. E però abbiamo detto sulla partita, ma c'ha ragione che non mi pare, insomma, che fosse convinto sul fuorigioco e altro, no? È pieno. Non, è normale che non lo sia, perché è il gol che gli fa vincere la partita. Certo. Però sul momento credo che tutti noi l'abbiamo visto, l'abbiamo anche espresso, però anche, come dicevo, sono episodi, il calcio è anche questo. Anche questo è il bello del calcio, non si può controllare tutto. Allora, la vostra esperienza, diciamo, fa anche in qualche modo da contraltare a quello che invece è l'esperienza del calcio, quello grande, che a volte dà esempi diversi. Noi alla fine della partita abbiamo Federico Lotti, ha intervistato Don Alessio Albertini, che è in qualche modo anche il consulente ecclesiastico del CSI, e ci aiuta a capire quali sono questi valori e quelli che a volte il calcio di vertice dà. Sentiamolo. Noi lavoriamo sulle giovani generazioni per far apprezzare il calcio. Il pericolo più grosso è quando sulle categorie giovanili o sulle squadre delle nostre parrocchie, del nostro oratorio, ci si immagina che l'unico calcio possibile sia quello e che per vivere lo sport bisogna per forza assomigliare a quello di vertice. Non è così. E allora forse prepareremo anche delle giovani generazioni che entreranno in quel mondo con uno spirito completamente diverso. Le chiedo, però, esistono i cattivi esempi, esistono anche i cattivi maestri ancora? Purtroppo sì, questo è pericoloso, i cattivi maestri nello sport come nel mondo. Speriamo che ci siano tanti invece buoni maestri. Proprio settimana scorsa, in un seminario di studio del Pontificio Consiglio dei Laici, proprio sulla figura dell'allenatore, Papa Francesco ha mandato un messaggio bellissimo dicendo agli allenatori, investendoli di grande responsabilità: voi dovete essere davvero
dei grandi maestri per queste giovani generazioni, per i ragazzi che vi vengono affidati. E addirittura il capo degli allenatori italiano Renzo Olivieri voleva mandare una tessera onoraria per farlo diventare allenatore onorario, perché dentro quel messaggio ci stanno i tratti davvero di un grande allenatore, quindi di un grande maestro. Allenatori devono essere anche i maestri, ancora questi esempi di calcio scommesse, dobbiamo ancora faticare per avere dei valori, Giovanni. Ma purtroppo sì, Giampiero, purtroppo sono i soldi che attirano queste cattive intenzioni, perché non è concepibile, gente che già guadagna abbastanza deve essere implicata in queste cose poco chiare, molto lucrose, perché d'altronde gente di Serie A è sinceramente... È un controsenso. Il calcio dovrebbe essere, come dicevano i fratelli, è una cosa aggregante, crescitiva, comunicativa, però poi alla fine da padrone la fanno sempre chi ha i soldi. Tant'è vero che adesso ci sono società di calcio straniere che possono permettere di spendere mari di soldi. In Italia purtroppo è caduto in basso, perché? Perché noi esportiamo gente come loro che sono bravissimi, ma lì costano 2 lire e qui le facciamo costare 200 euro. L'importanza dell'allenatore e dei buoni maestri. Ecco, questo riferimento che fa Don Albertini, che ha fatto anche il Santo Padre. Sì, perché... E voi anche un impegno anche vostro, mi pare, no? In quello che poi andrete a fare una volta sacerdoti. Sì, perché nella vita per andare avanti bisogna avere dei maestri, dei formatori, degli allenatori. Anche nel calcio, il calcio è anche una pedagogia. Si educa nel calcio, si educa nella vita, si educa a scuola. Credo che anche nel calcio abbiamo bisogno di queste figure buone che ispirano la gioventù, che danno il buon esempio, che sono dei modelli. Purtroppo ne mancano adesso, però ce ne sono alcuni che cercano di farlo anche con fatica, anche con la critica, l'oppressione degli altri, però si può fare. E Pier, che dice su questa riflessione che ha fatto Don Albertini, seguendo anche le parole del Santo Padre? Penso che l'ha espresso abbastanza bene. C'è sempre bisogno di una guida nella vita per mostrare la via giusta, quella da percorrere. Ed è importante nel calcio oggi avere buone guide. Penso ripartire dalle giovani generazioni. E qui l'esperienza del CSI è molto importante. Ripartono con gli oratori, insegnare ai giovani i valori dello sport. Scegliere maestri giusti per guidare questi giovani, perché domani anche loro saranno chiamati a guidare. Sì, per noi sarà un impegno importante, ci prepariamo proprio per questo scopo. Tra quanto verrete ordinati? Io sono diacono, sarò ora non ho una data, il mio vescovo me la comunicherà ulteriormente, però in quest'estate. Invece, devo aspettare il diaconato per grazia divina, direi l'anno prossimo. Quindi ci siamo. Giovanni ci dà un aggiornamento così anche di contesto. No, la partita seguita sullo 0-0 si svolge che sia Roma e Lazio non hanno fatto un tiro in porta. E sinceramente, ma penso, si era parlato, sinceramente, ecco, di penso questa... che quelli che stanno allo stadio olimpico si stanno annoiando. Si era parlato di questa voglia, perché poi fa comodo in vario modo a tutti e due, questa voglia di pareggiare. Lei è d'accordo vedendo la partita? Ma non credo ci sia un accordo. Tecnicamente no, non no, c'è non un accordo, perché la Lazio interessa arrivare in seconda, esatto. E la Roma altrettanto. Però, ripeto, è una partita che ancora non mi sta dando grosse soddisfazioni, perché sembra che tutte e due le squadre, come tu dici, si fossero messi d'accordo. Non è così perché si vede che comunque la Lazio, che sta facendo la partita, ha interessi a superare la Roma, perché e la Roma sta vorrebbe... bene così e la Roma, alla Roma lo 0-0 o l'1-1 il punto fa comodo alla grande, perché la Lazio andrà a giocare a Napoli e quindi, la Roma avrà l'Udinese. Voi siete tifosi, il Palermo Romeo in casa. Sì, un pochino, dai, stando a Roma non si può non essere sì, tifosi. Un pochino della Roma. Della Roma. Sì. Ecco, a quale giocatore un po' in qualche modo si ispira? Le piace in tutto il mondo, insomma. Sì, mi piace Gervinho Sedducheta.
un po' di più se Rucheta, perché mi ritrovo proprio nel suo contesto di gioco. Ecco, Rucheta è un giocatore campus della Roma che tra l'altro è molto esperto. Invece Pier, che tipo di... La Juventus. La Juventus, e quale giocatore? Cioè lei era difensore, poi è arrivato... Sì, anch'io, insomma, penso che ho un po' il percorso di Romeo. Ho iniziato in porta da piccolo, poi mi sono spostato terzino destro, insomma, giocavo destra-sinistra. E siccome vorrei dire che la Roma che ha sostituito Francesco Totti, che con Ibarbo, questo è un momento importante. È un motivo che si vede che Garcia sta cercando, vorrebbe vincere la partita, perché è logico. Francesco Totti comunque grande giocatore, ma non stava prendendo la palla. In calcio si gioca 11 contro 11, e quindi se non butti fuori nessun giocatore. Diciamo prima, 67 nazioni hanno partecipato a questo mondiale, veramente una cosa favolosa. Ecco, ma voi prima di arrivare qui in Italia sentivate parlare della Clerico o l'avete conosciuta qui? Non esattamente, io ho sentito per la prima volta parlare della Clericus Cup proprio qua in Italia, prima noi, poi dopo averla scoperta me ne sono innamorato, proprio perché è una bellissima esperienza. Ecco, e Pier? Sì, ma solo qui a Roma si può sapere della Clericus Cup, anche perché essendo nel nostro paese non avevamo nessun contatto con Roma. Però sì, fare l'esperienza della Clericus Cup è una cosa molto bella. Ma adesso che farete? Continuate ad allenarvi in qualche modo o no? Sì, continuiamo ad allenarci, però non più tanto come prima, perché adesso abbiamo gli esami che sono alla porta, dobbiamo fare. La Champions League ancora non l'hanno fatta, quindi non andate a vedere, non andate a giocare con le altre vincitrici della Cusca, perché non c'è. Voi pure lasciate, insomma, adesso è tempo forse di dedicarsi a altre cose. Ma noi continuiamo a giocare sempre al collegio, giochiamo quasi quotidianamente così per divertirci. Riesci a fare comunità, è importante anche per la salute. Allora, Giovanni, come sta andando? Sempre il tran tran sì, di prima, dicevamo? Sì, non c'è stato un tiro in porta, e questo è deprimente, ma deprimente soprattutto per la gente che è andata allo stadio sperando di vedere la vittoria di una o dell'altra squadra, però sinceramente... Questo io voglio capire, però diamo un messaggio, lei pensa che ci si stia accontentando? Ma oppure... è logico, alla fine fa comodo a tutti e due, perché il risultato che ha avuto il Napoli è stata una sconfitta. Quindi è quello. A questo punto penso che... Però io non penso che la Lazio... la quale tiene a fare, sta provando a vincerla, e la Roma che ha cambiato Ibarbo con Totti, insieme, perché Ibarbo viene a far terzino. Grazie. Allora, grazie a Giovanni, grazie e complimenti ancora a Romeo Zama, vincitore, ha segnato anche un bel rigore in questa Clericus Cup, e anche grazie a Pier Guet, che insomma è finalista, e complimenti a tutte le 32 squadre. Quante squadre erano? Le 16 squadre che hanno partecipato. Noi ci vediamo sabato sempre alle 19. Grazie a tutti. Arrivederci, buonasera.